Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Io sono Dragon Rex e siamo qui pronti ad iniziare un nuovo episodio di FIFA 20 e la carriera allenatore del nostro Antonino Croce su Huddersfield. Prima di andare avanti, dopo aver visto il passaggio di turno contro il Liverpool in Europa League, siamo arrivati ai quarti di finale. Affronteremo la Roma nelle due partite dei quarti di finale. Facciamo un allenamento e a questo giro facciamo allenare questi giocatori. Vediamo se qualcuno cresce. Bene, da lì è salito a 61, a 66 Meyer. Ottimo. È sicuramente una cosa buona e giusta. E avviciniamoci alla prossima partita, ragazzi. La prossima partita dovrebbe essere contro il Southampton. Una partita abbastanza importante. Vediamo un po' di avvicinarci a questa partita. Ok, facciamo fare un altro allenamento. Bene così, e facciamo allenare a questo punto Kahn, Yarwood, Didam, Kafferty e Bonsu. Vediamo chi di questi cresce. Kafferty è salito a 57, Bonsu non è cresciuto molto. Va bene così, tanto Kafferty è uno di quei giocatori che deve essere venduto. E avviciniamoci ragazzi, siamo quarti in classifica, stiamo rincorrendo, intanto Hoekstra vuole andare via, offerta ritirata dall'India. Stiamo cercando di inseguire il City, che ha attualmente due partite in più di noi ed è a 7 lunghezze. E vediamo un po' di fare la formazione. Soko e Takkar rimarranno titolari. Caceres, Needham. Diciamo che per quanto riguarda la formazione farò giocare Roberts in questa partita. Fuori anche Mitchell, metterò in campo nuovamente Zagre. Fuori anche Hamilton, in campo torna Fosu. Faccio riposare anche lui e rimettiamo Lopez in campo titolare. Faremo giocare un po', diciamo, questi giocatori. A questo punto faccio giocare anche Sterling, fuori anche Needham, anzi facciamo così, facciamo entrare, ok, e Needham. Allora, a posto di Needham mettiamo Caceres, a posto di Yarwood faccio giocare Ogier e al posto di Caceres metto Yarwood. Non voglio correre rischi, stiamo lottando diciamo, per il titolo. Fuori O'Hara, ci portiamo in panchina Needham senza problemi. Fuori anche Kahn, ci portiamo Hamilton in panchina. Per il resto, al posto di Hardy, ci portiamo Alan come attaccante. Bene, ci andiamo a giocare così. Possibilità per Takkar di far bene e andiamocela subito a giocare, ragazzi. È una partita importante. Abbiamo vinto all'andata contro il Southampton. Vediamo se bissiamo il risultato e non ci facciano lo scherzetto. Anche perché sarebbe grave per il campionato. Andiamo. Ci siamo ragazzi, ci siamo. Partita contro il Southampton. Partita che dobbiamo assolutamente vincere. Perché dobbiamo cercare di vincere tutte. Visto anche che una delle ultime partite le abbiamo perse. Ricordo ancora. Noi vogliamo spettacolo. Intanto qua abbiamo recuperato palla, buona per Yarwood, attenzione. Ecco gli 11 di partenza del Il Southampton. lancio di Foster Takkar non è torna, dei migliori. Takkar in difesa con Vestergaard. Tusar insieme a Golovin in mezzo al campo. Hanno scelto un modulo con due attaccanti, è chiaro l'intento di giocarla a viso aperto. Beh, così sembrerebbe, Pier, Intanto qua vediamo non come si siamo riusciti a schiererà recuperare la questa palla. squadra. Ecco come si schierano gli ospiti.
E attenzione perché L'allenatore decide di non rischiare ovviamente inizialmente, si il affida a un Southampton portatore non troppo spregiudicato. Teme evidentemente le ripartenze della squadra avversaria anche per qua questo bravo cerca di Fan con i partire piedi. con un centrocampista più basso come schermo davanti alla difesa. E attenzione a questo ottimo scambio. Spazio per avanzare. Suggerimento interessante. Non può E sbagliare. qua il tiro di Occasione Lopez fallita per purtroppo mettere la freccia. Avrebbero potuto sbaglia. mettere la partita in discesa con un gol nei primi minuti. Un Si sarebbero gol potuti aprire sprecato, spazi importanti ed sbagliato. invitanti per loro da sfruttare magari in contropiede. Possesso palla per gli avversari. Qua intanto recupera ancora Si palla mette male per questo. loro, la classifica non induce ottimismo, anche perché non manca molto alla fine del campionato. Serve un piccolo miracolo per salvarsi. Certo è che se non cominciano a fare Vediamo punti, se la vedo dura. facciamo retrocedere anche Tra i loro. protagonisti certamente più attesi di questa sfida, non potremmo Attenzione parlare di un qua. fondo pericoloso. Ed è Può gol. aprire le Ed marcature con è questo gol, gol. Questa volta vedremo siamo in quali vantaggio. spazi per continuare a colpire. Non credo sia Ed è finita qui. ancora Si aspetta Soko che una segna, reazione da ragazzi. Sarri Ancora per Soko. aiutare se vogliono portare a casa la vittoria. Ha Grande Soko. battuto il portiere al termine di una bella Qui azione. Yerwood ha Ora fatto un sì, grande il assist e gran bel difensore è gol di devastante. Soko. Dovevano chiuderlo prima. Resta comunque E il la suo bellezza, lo undicesimo spessore di gol questo in gesto. Premier League, Hanno ragazzi. aperto le Continua a marcature con questa segnare palla. Soko. 1-0. Pallone perso. Attenzione qua. Pallone invitante. Occasione. Poteva arrivare il Attenzione! pallone lì. E niente da Pulisce da tre fare. quarti evitando guai peggiori. Tanto ci fischiano. Rischiato grosso. Salvati dal portiere, autore di un intervento prodigioso. Potevano essere due i gol da recuperare per loro. Ah, è andata bene. E qua non riesce a passare Lopez questa volta, Cruzzato. attenzione. Palla persa. Lopez sta perdendo un po' troppe palle decisive quasi. Cerchiamo di ripiegare. Southampton è una squadra Mamma comunque mia. pericolosa. Attenzione a questo lancio Pallone che che si finisce spegne sul fuori. fondo e sarà dunque rinvio. Qui intanto rivediamo il gol del vantaggio, davvero importante questa rete. Ottimo scambio dei giocatori, ragazzi. Ottimo Si affidano alla fitta rete di passaggio. questo scambio, Attenzione, prova attenzione. solo. E Occhio. qua, attenzione. Lo vede. Vediamo cosa fa ora. Può colpire da lì. Bella questa idea che Controllo della però situazione complessa. non è andata a buon compimento. Prova Attenzione, l'alternativa, prova a mettere la palla sul traversa. fondo dopo aver picchiato Che contro la tiro. valenza. Diogère. Ma ha alzato Che troppo botta, la mira, ha ragazzi. Che segnato. botta. Portiere nettamente battuto. Ma palla purtroppo che si è stampata sulla traversa. Comunque stiamo vincendo. Questo è un buon risultato. Anche perché stiamo cercando di lottare Buona idea per. qui, trova bene la profondità, non trattiene a guardare la Attenzione, palla, gol. comincia a farsi importante, due gol da recuperare ora per gli È avversari, arrivato il tempo gol. presto però per cantare vittoria. Si fa dura per loro, È vedo arrivato il che gol di urlano Fosu, di il fare, di capitano. segnare, devono fare attenzione a non 2-0, sfruttare la ragazzi. difesa, non facile per quanto si è visto finora. Qua Va è bene, stato ora Daccarra a tocca fare alla vittoria in l'assist. tutto. Era Anche stato bravo a se. intervenire sulla conclusione precedente, ma alla fine si è dovuto Primo gol in arrendere. Premier League anche per Punteggio che Fosu. chiacchiera, ora conducono per 2-0. In Premier League non aveva ancora segnato. Questa dimostrazione che gli attaccanti sono molto importanti perché Soko ha fatto solo lui, ha fatto 11 gol. Attenzione Aubameyang. Pallone intercettato senza qua, problemi. recuperata palla. Buona questa palla per Ci sono Fosu che 3 se ne minuti va. di minuti addizionali concessi dall'arbitro. Il pubblico di parte rumoreggia, non deve aver preso bene l'entità del Attenzione, recupero. Fosu. Perdono palla a Non pallone piede. riesce a fare nulla qua purtroppo. E attenzione qui.
Ha letto bene l'azione sulla traiettoria del passaggio. Ed è finito il primo tempo. Bene. Padre negli spogliatoi, finisce il primo tempo. 2-0, perfetto per noi. Questo risultato ci sta più che mai bene. Il Chelsea pareggia. Ragazzi, io continuo con gli stessi giocatori. Vediamo tutto nel pronto, secondo tempo se qualcuno... Seconda metà di gara. Chi faremo poi uscire. Vediamo un po' di... qua Socco non riesce a dare la palla. Per intercettare il pallone. Attenzione qua. Arriva la segnalazione. Ok, fuori gioco, fuori gioco, fuori gioco. Azione spettacolare. Deve essere vincente, ma è giusto fermare il gioco. I padroni di casa si preparano al cambio. Eh sì, Pier. Vediamo cosa decide il tecnico per la sostituzione. Qua lo scambio non è stato dei migliori. Ha superato la linea laterale. Ci sarà dunque un cambio. Può metterla in mezzo da lì. Attenzione perché è pericoloso. Non è finita. Vediamo cosa inventa ora. Attenzione qua. Bravo qui a smarcarsi. Ha provato lo magico, ma senza successo. Cerca il gol con insistenza lo magico. Bel recupero qua, attenzione. Suggerimento interessante. E qua Socco. Distinto il difensore. Spazza via. L'allenatore si affida dunque a questa sostituzione per trovare almeno il pareggio. Ridisegna la squadra nel tentativo di riportare il match sui binari giusti. Posizione ideale. Bella questa occasione, questo scambio. C'è cambio in vista per la squadra di casa. Probabilmente l'allenatore non è soddisfatto. Sono schierati in campo i suoi uomini, Pier. E niente, ragazzi, vediamo un po' se tra poco faremo qualche cambio, ma... Palla giocata sugli esterni. Traversione al centro. Cross raccolto facilmente dal difensore. Buon possesso di palla. Ottime qualità nel possesso fin qui. Attenzione qua, bello scambio. Impegno in trasferta per la prossima partita in Premier League, come sempre su EA Sports. Sbaglia lo magico. I tifosi sono stanchi. Attenzione qua perché compassato della loro... abbiamo delle difficoltà. Per fortuna Consa interviene. Sono sotto e dovrebbero moltiplicare le energie. Attenzione a questo lancio per lo magico. Che ci arriva. Attenzione lo magico. Si libera. E qua il portiere ha salvato. Facciamo un po' di cambi, ragazzi. Facciamo uscire innanzitutto Socco e mettiamo in campo al suo posto Alan, fuori anche Takkar, mettiamo Ida e facciamo uscire anche Yerwood, che ha giocato una buona partita. Mettiamo Eno Bakir in campo. Quindi facciamo tutti e tre i cambi. Ascoltare gli applausi dei tifosi. Buona partita. Buona. La sua prestazione è stata buona, uno dei migliori anche oggi. Può metterla in mezzo. E qua di testa non ci è arrivato. Neanche qui. Di testa ci si arriva molto raramente su FIFA. Entra con decisione. Eh sì, è entrato proprio di decisione. Quasi a far male. WordPros è uno specialista di questi inserimenti alle spalle dei difensori, ma stavolta è scattato in anticipo. Apre sulla fascia. Intercetta bene. E qua fermato. Attenzione. Ancora 600 secondi alla fine. Bravo Roberts di testa. E qua Lopez letteralmente Forster. Spostato, ma la palla è nostra. Si riprenderà con la rimessa laterale. Sterling lo vede, intervento fondamentale in area di rigore. E niente da fare, attenzione. Possesso palla per gli avversari. La recupera Fosu. Eno Bakary.
attenzione, occasione. E qua prodigioso il portiere. Ancora un intervento del portiere. Calcio d'angolo battuto con i pugni allontana. Qua ha provato addirittura Roberts. Provano con il pressing a recuperare il pallone. Andiamo a portocampo da Matteo Barzaghi. Tra quanto finisce questo match, Matteo? Ultimo giro di orologio, 60 secondi allo scoccare. È finita, ragazzi. Invece fischio e tutti negli spogliatoi. Finisce qui. Vittoria. Vittoria importante, ragazzi. Un 2-0 importante. Un'altra vittoria che ci portiamo a casa. E il Chelsea ha vinto alla fine contro l'Arsenal. Anche Tottenham vince, Tottenham l'affronteremo in semifinale di Coppa d'Inghilterra. Comunque, bella vittoria. Vi aspettavate di vincere? Ci speravamo. Perché così basso? Allora, è merito dei ragazzi, perché abbiamo vinto. Abbiamo meritato nettamente, abbiamo salito un po' un morale non tanto brillante. Comunque, ragazzi, abbiamo vinto questa partita e abbiamo un'altra sfida interessante. Intanto, ok, c'è un giocatore che ha firmato per un altro, adesso così, e abbiamo il Bournemouth. Vediamo un po' con quale formazione scendere in campo. Facciamo riposare Sterling, mettiamo Candela in campo, fuori anche Zagre con Mitchell in campo. Facciamo riposare anche Roberts, mettiamo in questa partita Quaresma titolare. Facciamo riposare anche Ogier con Needham in campo, fuori anche Lopez, tornerà titolare Lu. Fuori anche Yerwood, mettiamo Caseres, fuori anche Fosu con Khan in campo. In attacco in questa partita ci proviamo con, diciamo che in questa partita possiamo mettere Hardy come attaccante titolare. E al posto di Takkar io proverei, possiamo anche provare proprio, sì, possiamo provare Ote, che non gioca da un bel po', quindi Hardy e Ote in panchina. Facciamo riposare Ogier, mettiamo O'Hara in panchina. Facciamo gli altri cambi, nessun altro, quindi va bene così, ragazzi. Andiamocela a giocare la partita contro i Bournemouth. La classifica sostanzialmente, vediamo un po' com'è. Bene, siamo sempre quarti, sempre due partite in meno rispetto al City, una rispetto a Liverpool e Chelsea. Però siamo virtualmente più in su di loro. Noi adesso dobbiamo giocare contro il Bournemouth e poi avremo, ragazzi, nel prossimo episodio la sfida contro la Roma. Ecco perché molti cambi di titolari in questa partita. Quindi giocheremo con la nostra solita casacca, a loro gli daremo questa maglia qui e andiamocela a giocare, ragazzi. Bene, ragazzi, è una partita importante. Il Bournemouth non è sicuramente notevolmente difficile da affrontare. Tre punti in palio per questa sfida che promette di non annoiare. Abbiamo un po' le riserve in questa formazione migliore per andare a caccia della vittoria in questa partita. Morale, fiducia, tutto il gruppo. Attenzione qua, perché attenzione. Guarda cosa ha fatto quello. Tiro respinto. Per fortuna ci è andata bene. La squadra ospite può contare su una difesa praticamente imbattibile. La meno superata, la meno battuta. Attenzione qua. Attenzione, brutto fallo su Ote. E qua ci vuole assolutamente il rosso. È un fallo da espulsione, così è. È rosso, che ne pensi, Stefano? L'arbitro non poteva fare altro, è rosso netto questo. Intervento in scivolata, ma che prende nettamente le gambe dell'avversario, non il pallone.
Il replay, come vedete, evidenzia l'intervento falloso in scivolata. Deve frenare la sua irruenza. Distanza notevole, potrebbe anche provare. Qua non è arrivato il tiro. Abbiamo tentato un'azione ottima, la pressione qui un pochino diversa. Palo laterale. Può andare al cross. Bravo, qua ancora l'intervento. Quaresma di testa non è riuscito a prendere questa palla, aveva tutto il vantaggio. La cassetta. Hanno spazio per andare in contropiede. E qua adesso dobbiamo stare attenti. Vediamo cosa fa ora. Occhio al possesso di Lacazette. Lacazette. Per fortuna l'intervento del portiere che fa impresa. Il portiere è intervenuto. Attenzione, qua il passaggio non è dei migliori da parte di Hardy. Guarda il portiere come se la gioca. Per fortuna grande recupero intanto. Può ricevere una posizione interessante. E qua Hardy un po' troppo fazioso. Purtroppo quando una squadra gioca in 10, tra l'altro, intanto qua sbagliato il passaggio. E attenzione perché se ne va. C'è il vantaggio, possibile crossare. Arriva l'intervento dell'arbitro. Ok, ha dato una punizione assolutamente inesistente. Non so che punizione abbia dato, non c'è stato nessun tipo di fallo. E comunque ancora non siamo riusciti a fare gol. E ancora Hardy che sbaglia un assist abbastanza pesante. Da dimenticare, palla regalata agli avversari, può colpire da lì, pallone invitante, via via, mamma mia, Bournemouth è molto pericoloso. Possibilità per la ripartenza e attenzione a questo lancio per Mitchell. E qua niente da fare, niente da fare. Non riusciamo a trovare lo spiraglio giusto per passare in vantaggio. È in buona posizione. E qua Hardy anche perde palla. Hardy che c'è stato un momento in cui stava giocando molto bene. Qui invece non lo vedo assolutamente. Recuperano palla. In forma. Guadagna metri. Lo vede. E qua invece sbaglia Otea ancora una volta. Non riusciamo a fare un'azione decente. Vediamo cosa inventa ora. Attenzione qua, e qui Lu. Che peccato Lu. Non è riuscito a fare l'azione giusta. E intanto finisce il primo tempo. Primo tempo deludente, ragazzi. Abbiamo giocato molto molto male. E faccio uscire Caceres perché non mi è piaciuto assolutamente. Inesistente. Facciamo entrare Nobakhir. Per adesso giochiamo con questi giocatori, vediamo poi di fare pronto, si parte con il secondo tempo. Qualche altro cambio. Ci serve assolutamente un gol. No Hardy, no Hardy, butta palla persa. E qui bisogna stare attenti. E infatti c'è il contropiede. Guadagna metri verso l'area. Posizione ideale. Entra bene qui sull'avversario. Bravo Mitchell, che intervento.
E poi sbaglia proprio il Nobakir. Peccato. Lo stiamo giocando una gran bella partita. Attenzione qui. Colpito il pallone dal difensore. Bravo ancora Mitchell. E Nobakari. E qua. Attenzione. Si preparano il cambio. Eh sì, Piero. Vediamo cosa decide il tecnico per la sostituzione. Vediamo cosa fa ora. Attenzione qua, e niente. Un intervento decisivo. Può ricevere la posizione interessante. E Otè fermato ancora una volta. Può colpire da lì. E qua ancora una volta fermati in aria. Stanno chiudendo molto bene gli spazi quelli del Bournemouth. Ma penso che Hardy si deve preparare ad uscire perché sta deludendo. Mamma mia, che intervento di Candela. C'è spazio per andare. Si affidano a una fitta rete di scambio. Attenzione perché è pericoloso. E Lu si addormenta. Si addormentano. Di fronte al pressing degli avversari, palla in palo laterale. Niente ragazzi, facciamo dei cambi anche noi, fuori Otè perché non mi è piaciuto assolutamente neanche lui. Mettiamo in campo, io metto Chong ragazzi in campo, e al posto di Hardy metto Alan, perché anzi mettiamo Ida in questa partita. Quindi facciamo gli ultimi due cambi. Ci serve fare gol. Ha voluto mandare un segnale alla squadra. C'era bisogno di una scossa, evidentemente. Bella questa palla. E qua. Intervento molto rischioso del difensore che ha avuto coraggio. Incredibile, ci hanno fermato ancora una volta. Buono il lavoro in fase di pressing. Forse c'era un rigore, però naturalmente a noi il rigore non ce lo danno. E qua intanto sbaglia Chong. Anche Chong si mette a sbagliare così. Occhio qui alla ripartenza. Paragna metri. Occhio al traversone. Buona l'intuizione qui. Qua però c'è fuori gioco, non c'è. Ok. Bravo fan. Anche se insomma non riusciamo a segnare contro il Bournemouth. Attenzione perché è pericoloso. La mette sul primo palo. Fondamentale il difensore. Pallone tranquillamente fra le braccia del portiere. Chong. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gara. Attenzione qua. Pallone sulla corsa. E arriva il gol. E arriva il gol, ragazzi. Arriva il gol. Sorpresa in vantaggio. Hanno fatto. Arriva il gol. Enobakir. Enobakir ci dà il gol. Un gol importante. Ma grande assist di Ida. È un grande gol di Enobakir. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro. Primo in Premier League, a quanto pare. Con il passare dei minuti diminuiscono le speranze per la formazione di casa di poter trovare il pareggio. I tifosi continuano. Ovviamente adesso ci va bene aspettare. Bravo Candela qua. Ci saranno da recuperare due minuti. Andiamo a portocampo da Matteo Barzaghi. Tra quanto finisce questo match, Matteo? Qua Chong sbaglia e perde una butta palla. Per fortuna, ragazzi, finisce. Essere di voti per un cartellino rosso che ha detta loro ha condizionato il match. E abbiamo vinto, ragazzi, queste due partite importanti. Sono due partite di campionato importanti, perché ci danno la possibilità di continuare a lottare per la Premier League. Sarà difficile, ma noi ci proviamo.
Sono 3 punti d'oro. Hi, sorry, can we Match just grab a equilibrato, moment at avete trovato i a time? gol di vittoria. La fortuna non c'entra niente, abbiamo vinto meritatamente. È merito dei ragazzi, va bene così. Siamo stati più forti, tutto qui. Bella Thank you. vittoria, ottima vittoria e niente ragazzi, abbiamo la Roma. Abbiamo la Roma in una sfida molto importante. Vediamo un po' la classifica come è cambiata, visto l'ultimo episodio. Sono curioso di vedere un po' il cambio, o meglio, la situazione in Premier League. Allora, siamo secondi in classifica. Abbiamo scavalcato a pari partita il Liverpool e il Chelsea. E siamo a 4 lunghezze dal City, che ha una partita in più. Ottimo, stiamo lottando per la Premier League. C'è da dire anche che nel prossimo episodio abbiamo proprio la sfida contro la Roma e purtroppo abbiamo poi il City in quella che potrebbe diventare la partita della stagione, quella che vale il titolo di Premier League. A distanza di pochi giorni, tra l'altro, però cercheremo di giocarla meglio. Quaresma, a quanto pare, ha bisogno di giocare più spesso, ma sta giocando. Bene, ragazzi, abbiamo fatto altre 2 partite di campionato. Il campionato sta arrivando alla fine, sta arrivando alla fine anche di FIFA 20. E niente, se vi è piaciuto l'episodio, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, seguitemi anche sulla mia pagina Instagram e sul canale Twitch, troverete il link in descrizione. E noi, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio di FIFA 20 e la carriera allenatore del nostro Antonino Croce con il suo Masfid. Ciao a tutti, ragazzi!